Amici della Brotherhood Italian Gaming, benvenuti a questo stia zitto nuovo bellissimo episodio del Pio più Pio che più Pio non si può, colui che ha inventato la Pio Vision che tutti potete vedere quotidianamente, il nuovo papa. Ma perché devo perché mi fa tirare giù i santi dal calendario mentre presento un papa Pio? Perché? Per quale motivo? Per quale motivo? Farà anche ridere quando verrò a casa sua e cagherò in salotto. Questo fa molto più ridere. Vabbè, ci faccio un santino intorno. Ecco. Signori, lo avete sentito? Andiamo subito a salutarlo. Sto testa di merda di Vernizzi. Buonasera. Buonasera. Come sta? Il suo ufficio è orrendo, lei è una persona schifisa e non so perché ha queste statuine orripilanti sulla scrivania. Ma ho anche dei difetti e ti amo anche. Ma che è? Warhammer cattolici su questi sulla scrivania, che cazzo so? Non lo so, perché hai fatto tu. I Warhammer dei Santi, cioè, una cosa inquietante. Prossimo giro ognuno si fa il proprio ufficio, ok? Tanto già CPT ce l'abbiamo tutti. Ho già abbandonato il suo ufficio, non voglio più sentirla perché voglio sentire il dottorato del Attila. Buonasera. Buonasera. Che bello. Niente, non so più neanche io quello che dico. Guardi che bello, guarda che crocifisso importante vicino agli aerei, questo Cristo volante, aviatore. Sì, sì, è il Cristo morto, sì, sì, è lui. Sì, è in croce, per forza. Andiamo dal signor Flack, con la sua guardia foggiana. Buonasera, monsignore. Ciao, buonasera. Come sta? Benvenuti. Bene, bene. Sempre bene. Mi fa uno svariato piacere. E andiamo a salutare in ultimo, ma non per certo per meriti, il buon Backfield. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, buonasera. Come stanno le sorelle? Bene, stanno bene, tutte bene, stanno nella loro pausa di preghiera in questo momento. Genu Poi un giorno ci dirà quali sono questi documenti che stanno portando in processione alla sua scrivania, un giorno ce lo dirà, ma non è questo il giorno, signori. Siamo in guerra con più o meno tutta un'alleanza un po' medio orientale, un po' centroasiatica, un po' caucasica, un po' così, perché sostanzialmente non credono in Gesù Cristo e quindi li stiamo invadendo perché così anche loro il 25 dicembre possano cantare tanti auguri Gesù Cristo, tanti auguri a te. E per questo motivo il signor Flack li sta bombardando pesantemente. Signor Flack, breve... Non ci sono i veti. Che cazzo sta dicendo? Andiamo al limite export, che sennò qua è un disastro totale con le risorse. Veto, bisogna salutare i fini economisti. Certo che bisogna salutare i fini economisti. E andiamo subito a salutare i fini economisti, che però i miei sodali qua, i miei sodali maledetti maiali bastardi. Signori, andiamo a salutare i fini economisti, che loro sì che sono il sale di questa gloriosa community che è la Brother Italian Gaming, il Gran Consiglio. E quindi andiamo a salutare il signor Algo, il signor Alex, il signor Gianmarco, il signor Junk, il Procione Dorato, Imperato Ryuko e Lolang, che ricordiamo essere i nuovi moderatori del giovedì. Da oggi potrete odiare anche loro. Il signor Luigi, il signor Nicola, il dottor Pioli Russi, Piragna Rosso, Samu, dottor Beri, il signor Michele, il grandissimo Cosimo e l'immancabile Gabri. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Fini economisti. Signor Flack, torniamo a noi un attimino. Breve resoconto della guerra in Persia, perché dai rifornimenti vedo che è un disastro. Sì, qui il Ministero dell'Infrastruttura dovrà... Compri una vocale. Sei emozionato. Dovrà rispondere di questo. Però abbiamo fatto una spettacolare strategia che ovviamente è andata a buon segno.
abbiamo finto di farci insacchettare per catturare Yravan e dopo abbiamo controinsacchettato queste genti che si ritirano disperate. Non hanno neanche più il grado di esseri umani, sono diventati genti, va bene. Genti cos'è? Genti è un insieme di popoli. Allora, il signor Vernizzi sta subito rompendo... Ah no, ma c'è già, ma lei un pezzo di fango, lei anda del limite d'export così, senza dirle un cazzo a nessuno. È sempre lui, guarda. Allora, io adesso le mando Pia Grazia Forgione. Facciamo partire il tempo, bando alle ciance. Adesso le mando Maria Pia Grazia Forgione. Adesso sono cazzi tua. In galera. Cazzi tua, pezzo di fango noto ai più. Non siamo usciti e meno. Queste sono battute brutte, signor Perfid. Allora, possiamo scegliere una policy. Ma chi era? Abbiamo preso un tizio. Ecco, va bene. Signor Vernizzi, situazione, non può rispondere al santo padre in questo modo. Situazione marinaresca, di questi marinaretti che ballano sulle navi, che cantano, fanno musical. Esatto. Quindi? Niente, stiamo investendo, adesso grazie al fatto che ora abbiamo le risorse cominceremo a produrre due navi in più e quindi... Oh, non te fottere miei... Stanno investendo in pantaloni bianchi attillati, berretto la marinara. Come disse Homer Simpson, i marinai hanno rovinato la marina. Non l'ha mai detto. Sì. Episodio 182. Vernizzi, lei è stolto charlatano. Quanto gli manca a questi per capitolare? Dai, su, ma gli manca il 5%, signor Cinci. Si sbrighi. Faccia un... Intanto io faccio presente che loro hanno le motorizzate, a me nessuno me le ha prodotte, innanzitutto. Le ha chieste? Ma no, le ho mandato due pack e due WhatsApp. No, in alcun modo. La Santa Sede non ha ricevuto niente di tutto ciò. Ma no, mi ha mandato il numero del cartone. Guarda che cosa ti ho fatto. Guarda, i grandi paracadutisti. Signor Atti, la situazione dell'aviazione, come procede? I cieli? Troppo bella. Verde, sempre verde. Tutto pensa verde. Quando dichiariamo guerra ai templari ariani, che cosa succede? Ci cagheranno ariani in testa. Forse è il caso di prepararci, ci abbiamo una produzione massiccia? Assolutamente no, non abbiamo la gomma. Non abbiamo la gomma. Zio, manca la gomma. Zio, manca la gomma. Zio? Si chiama Pio, non zio comunque. Pio, manca la gomma. Ah, questi c'hanno... Porco Pio, ma ne manca no, Porco Pio, ma non si può dire, non si può dire. L'hai detto tu, l'hai detto la tua l'hai detto tu. Ma perché la Sardegna e il Piemonte c'ha della gomma? Ma no, questo non è pure sì, vabbè, ma questi non capiscono il Pulcino Pio, sono persone vecchie, anziane. Pronto, signore. Povera Romania. Sì, ma quanto ci vuole per arrivare all'aeroporto, amici, però? Lo so, qua il signor Flack sta fa un tour turistico da Persia. E qui Dario III fondò la città di sto cazzo con i denti. No, non incominciamo con i Dockyard, Verni. Cioè, abbiamo fatto una serie senza te che rompevi il cazzo con i Dockyard e non incominciamo con i Dockyard, Te li faccio solo in Abruzzo. Più Dockyard da Riucopoli. Vabbè, perdiamo la guerra navale. Perché c'è una guerra navale? No, tanto, signor Vernizzi, lei ha già perso la dignità, quindi se perde anche la guerra navale... Colpo non è che... in F5. Vai avanti, guarda la signor Fracca cosa l'ho fatto. Sì, ma avanti quando sposto... Lei si butta quando io sposto le truppe, cioè proprio... Ma cosa vuole? Mi avvisi. Ok, difendiamo le Alpi. Ah, da qua, guarda. Bel accerchiamento. Poi comunque voi non potete parlare perché avete fatto sta cagata con il Piemonte e la Sardegna. Sì, ma lei mi aveva scritto di farla. Mamma mia. Io ero fortemente contrario. No, non è vero. Bugiardo. Abbiamo soltanto due rettori. Dacci la prova scritta.
Abbiamo solo due reattori nucleari. Ci mettono troppo. Tu gli hai passato un bigliettino a Flak con scritto fallo. L'ho visto. Stiamo costruendo altri due. Non si lamenti. Sempre. Siamo un reattore nucleare, mi seguono d'occhio. Oh, madonna di mannaggia. Tu sei il tizio di Stronghold che rompe il cazzo, non ho capito. Bellissimo. Mi fai il caccia imbarcato? Sì. Ti farò contento stavolta. Meno male, non ho neanche dovuto insistere. Mettiamo in produzione meccanizzate, dai, così il signor Flak è contento. Che non abbiamo la gomma, non ci abbiamo manco l'acciaio, niente, se va a piedi, signor Flak, si attacca al cazzo. Sandali, preghiere e pedalare. Cazzo, già che abbiamo i sandali è un passo avanti comunque. 178 l'acciaio, dove lo consumiamo? Non lo so. Secondo te, Backfield, prova a indovinare, secondo te? No, inutili. Secondo te? 110 d'acciaio per fare una porta aerei di merda. Immaginavo, infatti, navi inutili. È una nave straordinaria questa qua. Una nave straordinaria, certo. Straordinaria è la tua mancanza di gusto. Mamma mia. Possiamo chiamare, rinominarla stronzo galleggiante questa porta aerea? Sì, no, beh, no, siamo sempre la Santa Sede, siamo sempre il regno di San Pietro e Paolo, adesso non esageriamo. Allora, santo stronzo galleggiante. Sì, però signor Flak, gliel'ho messi io, cioè i generali che stavano coi cazzo di cammelli a portare i rifornimenti. Il signor Izzo e il signor La Marmora stavano con i cammelli a portare i rifornimenti. Ho dovuto mettere io. E il signor Izzo si è paracadutissimo. Come si permette? Signor Pio, zio, nonno, brother, vada a prendere. Che cazzo stai facendo? Entri in Afghanistan. Vado a prendere il mullah Omar. Bravo. Omar. Vedi Omar quanto è bello. Mira tanto sentimento. Potrei fare una richiesta di carri piccolini? Certo. Carri quanto? Piccolini? Li vuole paracadutare? Io lo so che lei è un assolutamente maniaco. Assolutamente sì. Io lo so che lei è un maniaco. Gli disegno apposta per lei, guardi. Grazie mille, gentilissimo. Sì, no, ma usa pure i punti militari, che tanto a me non mi servono, tranquillo. Eccolo qua! E niente, la guardo dall'esterno, dai. Dai, comprati questi DLC, dai, te lo meriti. Non sono sicuro che siano quelli i problemi. Senti, fai lancia una grande. Io non sto crashando più, cioè, prima venivo sempre appresso a te. Abbonatevi per permettersi. Abbonatevi per permettere. Adesso faccio un video come se vi decide. Il signor Backfield. Please. Ogni volta che registra. Sto guardando insieme agli abbonati. Si mescola la folla. Per forza. Com'è possibile che abbiamo tutto core e siamo in Lumen Power? Come siamo in guerra ancora. Com'è possibile? E continuiamo. Flak manda a morire la gente. E poi starà reclutando per un pochino, dai. Ci servono i Dockyard, c'è i Dockyard liberi. Guarda che adesso faccio una strage, Zitto. Però non può farsi parlare così, scusi. Infatti. No, è scomunicato lei. Un ginocchio sui ceci. Finalmente. Scomunicato. Comunicato. Si deve tagliare il pene e consegnarlo in Santa Sede. Grazie. Cosa? Funziona così. Duplice. Non è vero. Sì. Mi serve la fine del benzinaio ha fatto. No, ma poi lei, una se ne fa. Una se ne fa di portaerei. Non caghi il cazzo, se ne fa una. Esatto. No, perché una? Una se ne fa una. Una, ho detto. Quelle che servono. No, una se ne fa, ho detto. Una ne serve, anzi, anche troppa. Ci sto anche rimettendo. Esatto. Se guardi quello che serve, non dovresti neanche farne. Cattivi, guarda. Sempre una lotta. Sempre una lotta. Lei fa cose stupide e per forza. Noi siamo il bene e il male. Fa cose sciocche. Ma perché Mosce serve pure il tungsteno? Ma che cazzo di portacci vostri? Il tungsteno ci serve. I jet come li facciamo? Cagatui volanti. Stiamo già producendo i jet? Beh, amico mio.
Beh, amico mio. Se no dove li mettiamo? Jet privato di Padre Pio. Beh, amico mio, come l'ha disegnato il soggetto? Me lo faccio vedere. Madonna, ma questo è un cas violento. Un jet cas. Gatto ai volanti, vabbè. Roba random. Ah, ci ho messo cannoni, roba pesante. Ma non c'abbiamo cannoni, sempre cannoni. Ci abbiamo già cannoni di secondo livello? No, vanno bene questo. Posso disegnarlo io il cazzo imbarcato, grazie. Assolutamente, no. Fatelo. Come fatto? Ma io lo sapevo che sono una persona seria come voi che siete. Così sta 2-3 minuti impegnato, rompe il cazzo. Dai, forza, vai. Senta, con il paracadute si può buttare sopra a Cabello. Mi scusi, io sono andato tutto al contrario, sono andato nel Caucaso. Ma lei proprio, so. Ma poi non ci abbiamo, no, sì, ce l'abbiamo. Nel Caucaso? Sì, nel Caucaso. Nel Caucaso? Sì, è lì. Vabbè, però adesso ci spostiamo. Sono inutili, serve spingere qua in... Ma che spinge? Tocca entrare a Kabul. Allora, innanzitutto quanta gente c'è qua? Nessuno. Sì, ovviamente poi non c'ha nemmeno l'aiuto di niente. Abbiamo pochi assi. C'è l'aviazione qua che ci aiuta. Ah, siamo anche baccati dall'aviazione nemica, ma oh. Brutto. Mo arrivo ad aiutarlo. Mo arrivo, adesso roba alcuni con vernizzi. Brutto. 2 secondi, stavo facendo gli aerei. Ho capito, allora doveva dirmi, mandi sui uomini in ferie intanto che faccio gli aerei per quel mona di vernice. No, cattivo sempre. Vabbè dai, è un po' che non la insultavo, scusi. Vabbè, sono montagne, quindi sarà un po' tosta lì. Paese di merda. Vale. Sto costruendo le infrastrutture necessarie per la vittoria. Sono davvero necessarie? Bene. Vabbè, io direi di andare di Large Cannon, anzi di Cannon 2, va? Facciamo il jet col Cannon 2. Ok, qua sono arrivati. Andiamo un po'. Ma le divisioni motorizzate come vanno? I carri? Le divisioni corazzate come vanno? Non sono valutabili su per le montagne dello Sganese. Giustamente, ma non ci ho messo neanche un'artiglieria? Combat with da 20 senza artiglieria motorizzata? Sì. Scelta curiosa. No, non c'è coso qua, non possiamo permettercelo. Non possiamo permettercelo, abbiamo 38.000 artiglierie. Sì, ho capito, ma non c'è la logistica per supportare divisioni troppo grosse. Vai che c'è l'aeroporto, signor Attila. Sì, sto arrivando. Questi hanno tirato fuori gli ultimi 400 aerei da... Fighter 1, 2, 1. Più che altro è fastidioso proprio dare gli ordini per riparare l'autista, mamma mia. Potevano migliorare un po' il sistema. Vai direttamente in capitale perché sono un bullo. Sì. Davide Bari, Caviglia, Showdown Fox. Signor Beri, ci dispiace. Ti ho sparato la caviglia. Signor Beri, è stato abbattuto nei cieli di Kabul. Ma non partiranno mai. Giustamente, superiorità aerea bisogna avere. Ah, lei sta già sbarcando a Kabul diretto? Ma non partono perché... Non abbiamo superiorità? Posso dire che questa è una vergogna? Oddio, stiamo tirando giù aerei come se non ci fosse un domani, È il territorio, è una merda. Che cazzo mi frega, lei del territorio, vola. E noi c'ho abbiamo dei malus nella Air Superiority quando... Che malus abbiamo di Air Superiority? Non facciamo un cazzo. 10% in meno delle montagne. Ma li mortacci vostri. E di chi non te lo dice? E anche i radar sono ricercati. Intanto stiamo restaurando la Savoia. Sì, signore.
era tanto rovinato. Bisognerà, eh. Bernice ha messo i fighter jet imbarcati in cima a un sacco di fabbriche. Ma che sei scema? Maledetto, guarda. Innanzitutto dovresti dimostrare la tua affermazione. Manco la fotina ha cambiato. Beh, te la dimostro cliccando sul bidone e ti faccio vedere che scompare. Siamo... Però non ci ha dato manco il nome, proprio un farabutto. Eh no, il nome se te hai proposto il nome. Comunque, perché continua a morire tutta sta gente? Non sta morendo gente. Perenzi, si chiama guerra, funziona così. Ho capito, ma un conto è far la guerra, un altro è mandarli a testa bassa contro... Vabbè, abbiamo solo mezzo milione di uomini morti, però per questa guerra è improbabile. Mamma mia. Improbabile. Abbiamo, è una vergogna, abbiamo fatto la stessa strada di Alessandro Magno, cazzo, è improbabile. Eh sì, ma Alessandro Magno non ce l'aveva i Panzer. Ah, beh, che c'entra? Io c'ho Vernizzi che mi fa le cazzo di portelli. Scemo. Ah, le dato dello scemo. Lo è. Io non gli parlo più. Tanto deve nascere quella cazzo di portelli. Finalmente ho trovato un modo per farlo star zitto. Adesso gli parlerò ancora. Era solo per farlo infastidire. Che palle. No, niente, non riesco a volare di là. Pace. Oh, va bene. Bustiamo gli alpini anche se non li abbiamo. Formazione. Anzi, facciamo una cosa intelligente. Andiamo di Air Production, va che qua so già che sarà un bagno di sangue. Che dentro. Questi fronti sono... Qua sarà già un bagno di sangue, io lo so già. Va bene, l'ho rinominato. Meglio ora. Io non sono ancora soddisfatto. Non sono ancora soddisfatto. Guarda che sei insoddisfacibile. Non so neanche se è una parola. Cos'è? Cosa? Cadete? Sei? Merda. Culo? Ma che cazzo? Ma che conversazione è? Come, hai cominciato tu? Guarda, veramente, lei è un mentecatto di primo ordine. Ma mi ha dato il mentecatto! Però di primo ordine. Vabbè, il primo ordine è sempre comunque un pregio. Ma del mentecatto! Sì. Ma che vergogna, ma non si vergogna. Così funziona, signor Vergogna. Partiti, sono partiti. Vatti a prendere la capitale, niente, sono ovviamente difesa. Mamma mia, che operazione congiunta. Queste sono soddisfazioni. Cosa? Niente. Si è perso una cosa incredibile. Non te la spieghiamo. Io sto a fare ferrovie, io sto pensando. Comunque le nostre divisioni corazzate si chiamano Re, Regina, Principe, Borbone, Farnese. Ma che nome è? Niente, non ce l'hanno fatta, ci hanno provato. Però possono ritirarsi almeno. Sì, una quello volta, sì. Per una volta che non muoiono. Una volta possono ritornare a casa. Per una volta. Oh, è Kabul. Noi ci abbiamo fatto, attenzione. E Kabul è caduto. No, non ve ne andate. Non ve ne andate. Questi c'è Kandahar anche. Niente, Kandahar. Vai, andiamo a prendere Bin Laden. Ah, aspetta, abbiamo un bombardiere strategico? No. Come no? Siamo sempre qua, sempre come sempre. Volta, come sempre. Tutte le volte. Prepari sto bombardiere. No, ce l'abbiamo. Cioè, cosa puoi fare per le prossime partite, Vernizzi? Cosa? Usi un slot per fare i bombardieri strategici invece che la marina. Parole che fanno male. La verità brucia. No, Andrea Calabrian Devil, il diavolo calabrese, è showdown. Vabbè, sono cose che capitano. Showdown. Così è in lockdown. Il
lockdown. Eh? Ma che? Cosa? Ma perché fa solo conversazioni surreali lei? La smette di mettere i fronti azzurri ovunque, signora, tira li cancelli poi se non li usi. Un po' di ordine. Lui li mette la mia, io sono qui. Un po' di ordine. Me li tengo lì, tenuti per bene, per farli andare lì subito, capito? Ah sì, sono ma sono spessi 8 linee quei cazzo di fronti. Vabbè, ma lei veramente... No, è morto pure il dottor Emo. No! Mando le forze speciali a candarsi, non attira, mi dispiace. No! Questa almeno fammela volare. Fammela volare. Mettici le medagliette ai tuoi. È troppo tardi. Sono già partiti. Così, mettile in volo. Eccoli! Sei là dietro! Sai cosa avrebbe potuto aiutare in questo assalto? Un attacco nucleare tattico. Ma smettila. Diviso un attacco. Il Brasile è capitolato, ma con chi era in guerra? Pronto, signore. Il Cagnassi. Che vittoria, signore. Non è vero. No, erano golpata. Guarda là che operazione congiunta. Io adesso. Signori, incredibile. Prenda tutto e dia la flotta a Vernizia. Sì. Ma la Cina che cazzo vuole? Ma non lo so che cosa vuole la Cina. Tanto ci prenderemo tutto noi perché noi abbiamo poco di spesa. Ah, la Cina si vorrà prendere l'est Turkmen, il Turkestan. Secondo me riesce a prendere pure quello. Sì, facile. Ti prendo che non so. Se la flotta che vai. È una zona piena di cinesi. Sai che ridere se la flotta che vai a prendere è ancora a Baku. Può essere. Non avremo più bisogno di benza, Vernizia. E ora questo ok, però ci servono gomma, assolutamente gomma. Sì, anche il tedesco, perfetto. Ma ci serve anche la gomma, raga. C'è la gomma, c'era tutto il tedesco, un figlio di alla merda. Comunque siamo a un passo da Stalingrado. E voilà. Questo è anche vero. Voilà. E voilà, ma guarda che bel progettino. Guarda che bello che l'impero qua è unito da una sottilissima. Sì. Protetto dalle montagne, tra l'altro, un passo. Esatto. Un passo interminabile. Molto bene, il nostro adesso magicamente il manpower è arrivato a 1.000.000. Abbiamo sfruttato i cinesi da qui. Fuori dalle palle. Il manpower è arrivato magicamente a 1.000.000, signori. Signori, adesso tocca decidere che cazzo vogliamo fare. Il 24 dicembre, intanto, facciamo gli auguri a... Tanti auguri, Gesù Cristo, tanti auguri a te. Poi non si fanno il giorno prima, porta male. Esatto. Vabbè, tanto sappiamo già come è andata a finire, non è che è andata benissimo, quindi pace. Cioè, comunque c'è qualcuno che ha poi risuscita, poi a posto. Scusa, stavo guardando la faccia di questo, non ho potuto ridere. Allora, che sbatte il cazzo a San Tommaso. Ma lì. Che problemi ha il signor Nigel qua? Dice, guarda, credici adesso, bastardo figlio. Quindi, signor Flack, che problemi c'ha? Il problema è che abbiamo... i confini del mondo con un po' ovunque. Con la Mitteleuropa, con la Mitteleuropa. Sì, ma infatti qua dovrebbe... No, ma un paracadutista è crepato. Subito. Qua deve cioè contro la Germania il fronte qua mi sembra buono tenere la gente qua. Allora, Tunisia metà del manpower che abbiamo è per queste zone qui, E la Madonna, no, sarà qua, queste zone sono più popolose. Quali? Sono tutti da 5 milioni, da milioni e milioni in Africa. 1.000.000. Ma noi adesso ci andiamo a prendere l'India. Vedi mo che quanti milioni facciamo su. Vuole andare a prendere l'India. Vuole fare una guerra contro gli Stati Uniti e il Portogallo. Sì, perché abbiamo, vedi, questa striscia qua è troppo piccola. Dobbiamo allargarla. Secondo me dovrebbe arrivare fino a qua la striscia. Sì, ma sono già in guerra contro tutti questi. Va bene. Vuol dire che rischiamo di non prendere tutto quello che vogliamo. Io prenderei prima la Russia comunque.
Vogliamo prendere prima la Russia, poi non diventa poi non diventa un bagno di sangue contro la Germania, cioè poi abbiamo questo fronte. Che è un pochino principale. Questo fronte. Quanto dura sta cagata? Questo fronte. Cioè, vuole fare la manovra, vuole fare la mega manovra a tenaglia? Dobbiamo tirare giù un quantitativo di uomini nel mentre che... Questo fronte. Che la Giordana basta. Se volete invadere l'India, non so, vediamo l'India. Fronte. No, no, io l'India non la voglio invadere. Se lei si sente confidente nell'invasione russa... La partita era prendere le tre Roma, Sì, intanto quindi dobbiamo comunque entrare in guerra contro la Germania. Preferisco prendere Roma con il manpower della Russia, io onestamente. Perfetto, signori, si va a giustificare la Russia, questo mi è bastato. Oh no, cioè, dimmi voi, ma... 25 giorni, direi che prima posizioniamo... Inizia a fare le robe qui, però, almeno. Iniziamo a posizionare il posizionabile. Prego, signor Flack. Qua mi sta sulle palle. Meneremo pure lui. Nessuno te l'ha chiesto, ma è in mezzo ai coglioni. Ma chi? Ma è fatto lei con l'ambito dell'Europa. Chi è in faccia con l'ambito dell'Europa? Sto cazzo! Mamma mia, no! Ed è la seconda. Sei stato obliterato. Si figuri che la prima manco percepita, quindi si figuri. Manco percepita, vado proprio fortissimo. Si figuri un po' lei. Allora, la nostra linea di rifornimento in questa guerra è devastante. Ok. Allora. Ma non si emozioni troppo. Roma ha fatto ancora i carretti piccoli, posso dirlo. Signor Flack poi si lamenta che... Dai, mi faccio fare i carretti piccoli. No, aspetta a usare i punti. Sì, falli, però aspetta un attimo che usi i punti. Sistema un attimo un po' di punti. Sì, va bene. E ci stanno solo i russi da soli? Sì. Come mai? La vera domanda è come non mai. Ah, ma ci sono... il Brasile è andato proprio a tutto quel paese. Non esiste più il Brasil. No. Noi facciamo i medi, giusto, di tank? Sì, però adesso facciamo i moderni in breve. Ma non credo ci sia la skill per i moderni qua. Come no? Anche si diverte a fare il ferroviere. No, sì. Facciamo la produzione dei carri. Ciuf, ciuf. Automobile. Reverendo Joy. Ah, giusto, bravo. E ci assomiglia anche effettivamente. Ci assomiglia a cosa? Eh? A Reverendo Lovejoy. Eh? Parte la querela. Partita. Partita la querela. Diventato un po'. Ma chi? Non l'ho detto, lo faccio patente sul microfono. No, vabbè, adesso non c'è più il pathos. Roba di imbarazzo sui denti. Roba di imbarazzo sui denti. Sui denti. Sui denti. Ci siamo, gli buttiamo una nuculare. La guerra alla Russia, c'è una roba normalissima, si fa tutti i giorni. Signor Flack, quando è pronto? Lo dica, 25 giorni. Non è da rispondere all'idiota di Vernizio, però... Giustifichiamo. 25 giorni. Potrei aver bisogno di un po' di rocket artillery. Perché abbiamo meno 320 di Tungsten? Ma perché devi fare queste cose? Come che te frega? Ecco, ora mi consumo tutta la gomma. Guarda che è proprio mona questo qua. Gomma è un concetto superato, porca troia.
No, becca, tira la gomma. No, template. Tu sei un template. Ah, ma io non ce l'avevo ancora, però, gli Airbone Light Armor. Adesso l'ho sbloccato. Dai, signora, tira, porta l'ospedale aerea da queste parti che io ho da portare. E devono costruire ancora le airbase. Mi stanno costruendo piano piano. E ci sono gli aeroporti qua. Sì. 1, 2, 3, 4. E ce ne vogliono di più. Ma lei c'è pronto con la nucleare, mamma mia, che cane. Che cagnasso. Ho visto brutto vizio proprio. Poi clicca cose a caso e pensa, no, che... Imbarazzante. Volgograd è lì. Imbarazzante. Guarda. Signori, la guerra a Russia dovrà aspettare. Pio arriverà nella terza Roma e lo farà in grande stile. Ma per questa puntata è tutto. Dalla Brotherhood of Land Gaming e dal Gran Consiglio. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! A tutti. Ciao.